Stand gastronomici già operativi in Piazza del Popolo a Faenza per la tradizionale festa della Notte de Bissot. Rioni pronti a sfidarsi a colpi di cappelletti, piadine, arrosticini, pizza fritta e vin brûlé. La serata del 5 gennaio chiude l'anno del palio e apre il 2023 all'insegna di nuove speranze. Il 2022 è stato il primo anno dopo la pandemia durante il quale le varie manifestazioni, gare delle bandiere, cene propiziatorie e pali sono tornate a disputarsi regolarmente. In città però ci si chiede se il 2023 sarà l'anno nel quale verranno risolti tanti nodi da sempre, in sospeso come il centro civico Rioni o l'organizzazione del palio all'interno dello stadio Bruno Neri. È stato, diciamo, un anno normale, se così si può dire, e siamo tornati a fare le nostre manifestazioni a pieno, quindi bilancio, siamo molto soddisfatti. Sono tornati tanti ragazzi nel rione, le gare delle bandiere, le gare del Palio Bigorda sono andate bene, abbiamo avuto dei risultati interessanti e quest'anno l'obiettivo è quello di migliorarsi e cercare di ottenere il massimo risultato. Ma il 2022 è stato l'anno della ripresa, quindi l'anno in cui abbiamo rincominciato a far rivivere i soci al rione, abbiamo ripreso un po' tutte le nostre attività, abbiamo ripreso a fare il palio come ce lo aspettavamo e finalmente riprendiamo anche a fare di nuovo la Notte de Bissot in piazza come è da tradizione. Hai capito, è stato problematico tornare a riorganizzare tutto da capo come una volta? Non problematico, è stato difficile, è stato impegnativo, però insomma la squadra c'è, le risorse ci sono, come potete vedere non è ancora ora di pranzo, ma i rionali sono tanti e stiamo lavorando e sono convinto che sarà una bella Notte de Bissot. Un problema dei rioni in questi anni sono sempre stati i giovani, come stanno andando questi anni con l'arrivo della pandemia? Tornano i giovani ai rioni? Sì, sono tornati i giovani nei rioni piano piano, perché chiaramente purtroppo non ne siamo ancora usciti, però abbiamo notato una presenza maggiore da parte dei nostri giovani, un grande entusiasmo, quindi speriamo di prima o poi di uscire definitivamente da queste situazioni e riempire i rioni come una volta, come un tempo. Competizione per la cucina è sempre aperta? Ma noi siamo straconvinti che i nostri prodotti siano di altissima qualità, come sempre la gente che li ha provati lo sa. E quindi insomma li aspettiamo qui questa sera. Obiettivi per il 2023, visto che è stato costituito anche il nuovo direttivo della cooperativa dei Manfredi? L'obiettivo è quello di continuare a lavorare per il mondo del paglio, quindi non solo per il rione ma per tutto il mondo del paglio, e cercare di migliorare, ottimizzare, tornare a essere anche, diciamo, vincenti dal punto di vista della scuola di equitazione faentina, e quindi ci impegneremo anche per questo. Gli obiettivi del 2023 per la cooperativa sono quelli che, diciamo, hanno impostato la vecchia dirigenza, quello di riuscire ad avere questa convenzione al centro civico che ci dà la possibilità comunque di crescere e di creare soprattutto delle opportunità per i giovani, perché abbiamo bisogno in scuderia di portare tanti giovani per ritornare a far crescere quella scuola ippica faentina che ci ha sempre contraddistinto in tutta Italia. Si era parlato anche di provare a candidarsi per ospitare nuovi campionati italiani di bandiera, c'è la possibilità? Ci stiamo lavorando.